Ieri ho guardato tutto One Piece di Netflix, sono 8 episodi della durata di un'ora più o meno. Ho riattivato Netflix con le pubblicità per un mese per provare anche il servizio, capire un attimo se mi piace ancora, perché io lo condividevo come la maggior parte delle persone con gli amici, quindi avevo la possibilità di avere quello e anche altri servizi perché pagavo meno di tutti. E quindi va bene, poi quando è successo tutta la tracca abbiamo deciso di smettere con uno ed è stato Netflix, perché era un periodo in cui magari c'era anche meno roba, eccetera. Ora è uscito One Piece, sono uscite altre robine che volevo vedere, una cosa e un'altra, mi recupererò in questo mese sicuramente qualche film, qualche cosa che non ho visto, una serie, devo guardare Record of Ragnar, come si chiama quell'altra lì dove ci sono gli dei che si picchiano, che volevo vederla, e altre cose che mi recupero. Comunque in questo periodo farò cosine su Netflix sicuramente nel tempo libero. Detto questo, sono 8 episodi della durata di un'ora e più o meno, più grosso modo, coprono i primi 45-50 episodi della serie animata a livello di quello che succede. E se considerate il tempo medio della durata di un episodio, alla fine, ok, sì, ci hanno messo un po' meno, ma non così tanto meno, ecco, non così tanto meno. Avevo una paura tremenda. L'ho visto in italiano. L'ho visto in italiano, non so se lo guarderò anche in altre lingue, se guarderò qualche episodio in altre lingue, se proverò a fare. Volevo provare a metterlo in giapponese, ma ho preferito metterlo in italiano per due motivi. Quando c'è il labiale in inglese e il doppiaggio in giapponese, è sempre tutto tanto scoordinato. E dai video su YouTube che ho visto dai trailer mi sembrava così. Però potevano essere voci messe fuori campo, potevano essere cose, non lo so, ma non mi sembrava che combaciasse con, non dico le labbra, ma il numero di parole, il tempo delle parole, la scena. E quindi ho detto, ok, no, va bene che sono le voci originali, sono abituato a sentirle, ma ascoltiamolo in italiano. Allora, in italiano non mi è dispiaciuto, nel senso, ci sono alcune voci così così, altre voci così cosà, l'enfasi non è enfasi One Piece, ci provano in alcune cose, in qualche urla di qualche mossa ci provano, ma è all'italiana, quindi secondo me è lontano da un popolo che ci vive di queste cose, ok? Però dai, ho apprezzato lo sforzo. Avevo due paure, una era questa, l'altra era quella di registrare un certo livello di cringe che mi impedisse di continuare la visione in tranquillità. Perché? Perché mentre nell'anime, quando si vedono tutti i personaggi deformed, quando si vedono quelle cose, eccetera, i vestiti super strani, perché Oda ha questa cosa ed è uno dei punti a favore di One Piece, ma che a me più o meno piacciono, dipende. Cioè, la persona più normale in One Piece generalmente è un cetriolo con un broccolo, sono cose molto strane, ok? Quindi ti deve piacere. Però sì, cioè comunque li caratterizzano bene, quindi va bene. Però va bene, ecco. In italiano, cioè, sì, ci provano, sì, assolutamente ci provano. Comunque, avevo paura che costumi, eventuali facce o eventuali forme dei personaggi, ma fatte reali, mi devastassero completamente, tanto da farmi l'effetto il mostro dalla laguna, cioè quelle robe dei vecchi film con le robe a caso, con le maschere fatte male. Poi dipende anche dal budget, ovviamente, però mi aspettavo delle cose veramente brutte. Qualche cosina c'è stata che ho detto, oh, mamma mia, per favore, cioè no, nel senso, per com'era quel personaggio nell'anime, no, per favore. Però dai, sopportabile, sopportabile, tutto sommato sopportabile. Non credo di fare spoiler a nessuno perché stiamo parlando di un anime e di un manga che va avanti da una, boh, 35 milioni di anni. E questo, ripeto, prende i primi 45-50 episodi al massimo. Quindi, credo di sì, credo che lo riparterò su. Io sto registrando nel dubbio. Ok, quindi non, cioè, dirò delle cose, ma non preoccupatevi. Dovrei riguardare alcune cose dei vecchi episodi, dei primi episodi di One Piece per capire se hanno fatto quella cosa nel modo giusto, perché in realtà quando si fa un adattamento il problema non è solo del riportare la scena tale quale, perché quello anzi secondo me è un problema, nel senso che adattamento non vuol dire rifare quella cosa uguale identica, vuol dire riadattarla per farla funzionare in un altro sistema, in un altro modo, e in un film ha senso che alcune scene siano state tolte, tagliate, modificate, cambiate, cioè ci sta, secondo me non è stato così male. Alcune scene, alcuni discorsi tra i personaggi, alcune cose che ricordavo vagamente dei primi episodi di One Piece, sono state un pochettino cambiate proprio. Però
No, no, infatti molti molti non li ricorderanno, ma alcune cose sono talmente tanto... Cioè, nelle prime parti di One Piece ci sono letteralmente le basi per i personaggi, cose che poi nel tempo, non dico che siano venute meno totalmente, ma alla fine un po' ce ne siamo dimenticati, o da compreso, perché la ciurma è stata presentata, c'è un'evoluzione pian piano dei personaggi, ma è una roba che arriva talmente tanto a caso no, però talmente tanto a distanza di così tanto tempo, che secondo me è molto difficile poi senza recuperare alcune cose, a meno che uno sia un fan veramente che se l'è studiata il materiale, te le ricordi così precise. E quindi poi c'è il senso di stupore, in realtà derivante dal fatto che quella scena prima l'hai vista 6 anni fa. Il continuo lo stai vedendo 6 anni dopo. Quindi alcune cose, secondo me, per la struttura dell'anime o del manga che sia, sono state gestite bene, perché non è che sia un insuccesso, ma difficilmente gestibile, non so. Ok. Secondo me potevano fare meglio, ma capisco. Ok, facciamo così. Cioè, non lo considero un difetto, però minchia. Ok? Ok? Comunque, grosso modo presentano i personaggi anche qua. C'è la storia di Usopp, c'è la parte di Luffy, chiaramente, c'è la parte di Sanji, fa vedere tutta la scena di Sanji, fa vedere la parte con il suo diavolo di cuoco amico che va nell'isolotto, lui si perde, lo lascia con la scena del sacco che era meravigliosa nell'anime, era tipo favolosa qua, l'hanno fatta come potevano perché è chiaro che non potessero farla come nell'anime, era ovvio che alcune cose sarebbero cambiate, ma l'idea della scena era quella e la mente ti riporta subito a quello che hai visto o letto, e quindi è stato figo da questo punto di vista, e hanno messo le basi per tutti i personaggi, compreso Zoro con la storia dell'amica, con la promessa sulla spada, con il prendere la katana, hanno fatto tantissime cose in 8 ore di episodi, quindi 8 episodi, e hanno fatto un lavoro secondo me super dignitoso. Super dignitoso. Secondo me il fan si può magari arrabbiare, nonostante la supervisione di Oda, perché alcune cose sono modificate, non nel senso le ho adattate quindi sono fatte diverse, ma vanno a modificare probabilmente il senso di quello che è stato pensato nel manga, o comunque delle teorie che ci sono dietro al manga, che ci si porta dietro da un sacco di anni, perché ancora nessuno ha dato una risposta per alcune cose. Una di queste è il frutto del diavolo che mangia Luffy, o meglio, la scena in cui accade, perché nell'anime, anche nel manga credo, se non ricordo male ma dovrei rivederlo, la scena in cui Luffy prendeva il frutto erano loro tutti al bar, con Shanks e tutti che ridevano eccetera, e la scatola con il frutto davanti a lui, Luffy prende e se lo mangia. Questa era più o meno la scena in cui accadeva questa cosa. Ci arriviamo pian piano, cosa voglio dire. Nel film su Netflix, nella serie, Luffy entra nella stiva della nave, trova questa scatola, vede questo frutto, la apre, vede questo frutto e comincia a mangiarselo. Ora, alla fine della fiera, Luffy si è mangiato qualcosa che non doveva mangiare. Fanno vedere che Shanks dice che è l'oggetto più raro di tutto il resto che hanno preso, una cosa o un'altra, di trattare attenzione, che quell'oggetto vale un sacco, eccetera. Però poi in realtà quello che succede è che Luffy si mangia il frutto. Contro il volere di Shanks. O della ciurma. Però in realtà non è così. Nel senso, io l'ho sempre interpretato in un modo diverso. Ditemi voi se qualcuno segue One Piece e se ha avuto la stessa identica sensazione. Shanks, la prima volta che lo vediamo andare da Barba Bianca, forse l'unica in realtà, dice a lui una cosa in particolare. Shanks ovviamente non ha già più il braccio perché l'ha perso per salvare Luffy dal mostrone. E va bene, anche quella scena l'hanno leggermente modificata, ma ci sta. Hanno avuto la decenza di metterli su una barca. Ma va bene, alcune cose. Shanks dice a Barba Bianca che ha fatto una scommessa, di aver fatto una scommessa per il futuro, qualcosa del genere, nell'anime. Io ho sempre avuto la sensazione che non sia mai stato un caso il fatto che Luffy abbia mangiato quel frutto. Luffy era uno che voleva diventare assolutamente un pirata e voleva far parte assolutamente della ciurma di Shanks. Ok? E Shanks ha fatto in modo di fargli trovare davanti la tentazione. Io ho sempre avuto questo pensiero qua. Perché ha visto in lui qualcosa. Tanti dicono Gold Roger, tante altre cose, ok? Quindi se cambi questa scena, ed è come dico io, perché non è detto che sia come dico io, ma la cambi con lui che la trova nella stiva e se la mangia, quella scena perde completamente tutto il suo senso. Non è un difetto enorme, ma magari per un fan sfegatato che segue e ha quest'idea,
Può esserlo, perché dici, ma cazzo, mi stai cambiando il senso al fumetto, mi stai cambiando proprio il senso, non mi stai facendo una scena in un modo diverso, ma il senso è quello, mi stai cambiando il senso. Capite cosa intendo? Di queste cose ce ne sono alcune nel corso delle 8 ore di episodi, degli 8 episodi. Ora, è un difetto? Non lo so. Dipende che cosa vogliono fare con il progetto, perché sicuramente è andato bene. Ha fatto record, sta comunque piacendo, le valutazioni sono per lo più positive, poi c'è sempre, per carità, c'è sempre chi no, però ok. E funziona, quello che dovevano fare ha funzionato. Ok? Kobe l'hanno trattato abbastanza bene, secondo me, ma poi in realtà in quegli episodi dell'anime, bene o male, era trattato più o meno allo stesso modo. Cioè, ti faceva vedere quanto lui era preso così, ti fa capire poi che lui va con Garp, ti fa capire che poi l'addestramento sarà così, poi in realtà con quello che succederà con Kobe, magari adesso, io non so come sia nel manga, ma nell'anime non l'ho più visto da un po' di tempo, ma io credo che alla fine diventerà anche un gran soldato, comunque un qualcuno della marina, perché quello deve essere, secondo me, il ruolo. Considerato il fatto che lo alleni Garp, probabilmente diventerà anche bello forte, magari nel tempo, chi lo sa, non lo so. Non ho la stessa idea, però posso capire, comunque sia quella scena ha comunque perso il senso. Sì, diciamo che hanno comunque cambiato un eventuale senso di quella scena. Io l'ho sempre presa in quel modo perché mi sono collegato le frasi, semplicemente. Cioè, il fatto che Shanks abbia fatto una scommessa, il fatto che Shanks ci abbia rimesso... Non c'era bisogno di rimetterci il braccio, io credo, ma va bene, non lo so, perché Shanks era abbastanza forte da non farlo succedere, io credo, anche perché l'ha mandato via con l'Haki, cioè nel senso... Ok? E il fatto di dire quella frase, ho fatto una scommessa per il futuro o qualcosa del genere, a Barba Bianca, è da lì tutto il resto, perché anche Mihawk vede il cappello, cioè è un segno, cioè il fatto che Shanks abbia riposto fiducia in questo ragazzo è un segno per tantissimi pirati che conoscevano Shanks e che attraverso quel simbolo del cappello hanno poi lasciato andare Luffy. Mihawk l'avrebbe potuto ammazzare lì sul colpo, come tutti gli altri. Mihawk ha visto il cappello, ha visto la determinazione sua, di Zoro, eccetera, e se n'è andato. Tutte quelle cose, secondo me, sono dei puntini a favore di questa teoria qua, cioè il fatto che non fosse a caso, cioè, oh mio Dio, è successo, si è mangiato il frutto, che sfiga. Io non l'ho mai creduto a questa cosa, però va bene. Kobe è l'eroe della marina ora, direi, non lo so, non seguo il... Se mi stai parlando del manga, non lo so dove sono arrivati perché non lo seguo. Sono arrivato dove è arrivato l'anime, a meno che non ci sia un episodio nuovo di ieri o oggi che ancora non ho visto. Però siamo alla fine di Kaido, quindi non credo che facciano vedere Kobe in mezzo a un episodio di questo tipo, ok? Sembra che stai... No, non leggo il manga, cioè non leggo proprio di... non mi succede da una trilione di anni di non leggere qualcosa, quindi non leggo. Però mi sono fatto le mie teorie guardando l'anime, assolutamente. Quindi questa sensazione ce l'ho sempre avuta da quel discorso lì, porco il demonio, con... Stavo prendendo la ciabatta nei fili qua, con Barba Bianca. Però vabbè, al di là di questa cosa, torniamo a parlare della serie. Secondo me hanno approfondito strabene le varie vicende, ci hanno presentato molto bene i personaggi. Io credo che anche chi non conosce One Piece, che può esistere questa persona, perché può esistere, attraverso questi pochi episodi, possa comunque affezionarsi ai personaggi. Di conseguenza, ne vuole ancora. E o si butta sull'anime a manga, o aspetta Netflix e cerchiamo di capire cosa fanno. Perché io non lo so se loro hanno intenzione di prendere la storia di One Piece e fare la serie TV per andare a coprire la storia di One Piece. Io non lo so se vogliono fare una cosa del genere. Non ho idea, davvero, non ho letto nulla. Ma se vogliono fare una cosa del genere, hanno tra le mani un progetto che non gli bastano 20 anni. Cioè, se una serie sono 8 episodi ed esce una volta all'anno, se va bene... Non gli bastano. Se vogliono farla di un certo tipo, senza skippare troppe cose. Perché poi è chiaro che verranno tagliate cose. Robe superflue magari verranno tagliate. Ma tecnicamente di superfluo One Piece non dovrebbe esserci nulla. C'è, ce n'è voglia. Però non dovrebbe esserci nulla. Tecnicamente i filler di One Piece non dovrebbero esistere, no? Questa è stata sempre la dichiarazione di chiunque. Poi in realtà, secondo me, se non si chiamano filler, ma hanno allungato talmente tante cose per troppo così tanto tempo che... Io potrei chiamarli filler tranquillamente, ok? Ok? Però vabbè, questo è quanto. La cosa che mi è piaciuta di più credo che sia come hanno trattato... Allora, la vicenda di Nami mi è piaciuta molto, come l'hanno riadattata, però forse l'ho trovata la più frettolosa. Vabbè, oddio, la parte di Garp con Luffy era la parte finale, quindi in realtà non è che l'ho trovata frettolosa, è che secondo me non c'è stato il modo di raccontarla meglio, quindi hanno fatto vedere alcune scene per far capire che comunque loro si conoscono da tanto, che è il nonno, bla bla bla, e quindi va bene, ma vabbè, sono curioso poi di vedere i personaggi che ci mettono, perché alla fine di tutto si vede Smoker,
Ok, quindi si va già poi dopo dove ci sarà anche Dragon a questo punto, perché ci sarà anche Dragon a un certo punto, quindi io credo che la stagione 2 la vedremo, non so quando. Forse quella di Usopp è stata quella gestita meglio, perché torna tutto quanto, più o meno all'anime almeno. Non ci sono tutte le scene, però torna tutto quanto. L'idea di questo ragazzino che continua a urlare al lupo, che sono i pirati pirati, per tutta la... Cioè, quella scena l'hanno rifatta secondo me abbastanza bene. Tutta la parte con la malaticcia, che in realtà non è la malaticcia ma era avvelenata, l'hanno fatto bene. I nomi, scusate, me li perdo ogni tanto, ma non importa, non è importante. Kuro, com'è che si chiamava Kuro? Il tipo con gli artigli. Quello l'hanno reso molto bene, secondo me. E in generale, ecco, la cringiata mi è arrivata in quella parte lì, quando ho visto gli altri due complici vestiti da gatti, vestiti in quel modo lì. Lì la cringiata mi è arrivata un pochino. Perché era quello che dicevo all'inizio, ovvero il fatto che alcune cose del mondo di One Piece, alcuni costumi, alcune forme, alcune cose messe sulle persone, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Cioè, non lo so, il mio cervello non le accetta nello stesso modo. E ho avuto difficoltà. Però va bene, dai. Lo scontro era abbastanza carino. Secondo me non c'era un budget enorme su alcuni scontri, su alcune cose. In generale ci sono dei tagli proprio di scena, una con l'altra, delle transizioni. Che, oh mio Dio, non sono sempre super. Ok, ce n'è una con una pedina che diventa la pedina fuori, che diventa il cappello, che è orribile. L'idea è carina, ma come è fatta è orrenda. C'è una transizione quando Nami accorcia il bastone la prima volta nel combattimento con mano d'ascia, che è proprio un taglio. C'è proprio un tac e c'è un taglio. Come se facessi io un taglio al mio video, che dice, vabbè, ho fatto un taglio, ma è cala. Ok? Quello è Netflix. Però va bene. Alcune cose così ci sono. Secondo me c'è un eccessivo uso dell'inquadratura. Sull'avvicinamento dell'inquadratura e lo zoom sul volto dei personaggi per fare il sorriso, un po' troppo. Nel senso che, ok, che nell'anime lo fanno, ma nell'anime è un anime. Ok, è un anime, quindi è più sopportabile il fatto che devi vedere Luffy che fa facce diverse. Lui fa sempre la stessa, e a volte non sembra neanche che rida davvero. È un ghigno. Funziona le prime due volte perché ti fa vedere il carattere del personaggio. Luffy è un cretino, è esuberante. Cioè. Sembra pazzo, sembra rincoglionito e pazzo. Però nell'anime hanno tutto un modo per animare queste scene che nel film non c'è. Nel film sono la pacchetta sulla spalla, la spintina, cose che non ci sono. Sono cose più umane che secondo me funzionano meno, ok? Ma al di là di queste piccole cagate, tutto arriva da un punto a un altro e funziona. Come nell'anime. Non so nel manga se sia preciso, identico, spiccicato, più o meno sì. Da quello che ho visto nelle comparison alcune volte nelle cose, ma quello è, insomma. L'ho vista la cosa che si piega. E lì ci sono due scuole di pensiero. La prima è che abbiano fatto addirittura un come si dice, un tributo a una scena in cui Zoro vede la spada spezzata nell'anime, spada piegata nell'anime, che ovviamente non c'entra assolutamente niente. L'altra è che sia una spada normalissima di quelle che si usano lì, che quindi sia piegata e non se ne sono accorti. Molto strano che non se ne siano accorti, ma probabilmente piuttosto che rifare quella scena, hanno preferito lasciarla così. Poi è pieno di gente su TikTok, in giro su YouTube, eccetera, che ha preso quella scena, l'ha editata e ha fissato tutto. Potevano farlo anche loro, quindi pazienza, va bene così. Non importa, diciamo che ci stiamo. Ciao Anthony. Comunque, al netto di ciò, non do voti perché non me la sento di dare un voto, dovrei fare delle cose un pochettino di più, cioè non mi interessa dare un voto per una serie TV, non è il mio campo. Però mi è piaciuto. Cioè, ne guarderei ancora. Se non fosse che è One Piece e che ne ho il cazzo pieno perché sono già 1060 più 70 episodi che sto guardando l'anime. Però, probabilmente quando uscirà lo guarderò ancora. Perché mi ha incuriosito, voglio vedere come fanno altre scene un pochettino più incasinate, un pochettino più fighe. Hanno modificato, come dicevo, diverse scene per far entrare i personaggi in un modo completamente diverso. Perché tutto il combattimento cazzo, non mi ricordo. Come si chiama il tizio con le armi, quello mezzo dorato, non mi ricordo, quello che nella serie TV finisce Mihawk. Tutta quella parte nell'anime era completamente diversa.
Completamente. Quello scontro lo facevano loro, se non ricordo male. E Mihawk arrivava poi a un certo punto lì, tagliava una barca perché tagliava una barca in mezzo al mare perché gli era d'intralcio, perché doveva passare lì. Vabbè. Va bene, scusa. E poi arriva, lo fermano e succede lo scontro e tutto quanto. Invece nella serie TV hanno fatto completamente un'altra cosa. Cioè, loro, Luffy e gli altri, quella persona non l'hanno neanche mai vista. Quel tizio lì, non ricordo il nome, purtroppo. Quindi, alcune cose sono state modificate tanto, ma secondo me, nel totale delle cose, per quello che importava, l'importanza di quel personaggio nella serie animata o quello che c'è stato dopo, che sia stata così o stata cos'ha. Non è che mi sia cambiato molto. Anzi, hanno dato un attimino di forza di carattere a Mihawk, presentandolo come il personaggio forte qual è. Gli hanno fatto comunque tagliare una barca a metà, che era una scena che la gente voleva vedere. E poi sai che è collegato tutto a Garp. Cosa che nell'anime non mi ricordavo, tra l'altro. Ma, ripeto, è passato talmente tanto tempo che non è detto che sia per forza così. Comunque, il tizio che sta vicino a Garp, che tecnicamente poi gli dice di tenerli d'occhio, no? Non mi viene il nome di quello lì. Ma anche lui nell'anime io non l'ho visto così tanto, non mi ricordo di averlo visto così tanto. Quindi va bene che ci sia, cioè sono solo contento che ci sia qualche scena in più o qualche quadratura in più che magari non mi ricordo dell'anime, ok? Perché mi fa vedere un attimo in più il personaggio e magari riesco a capire qualcosa in più anche poi per l'anime, se è davvero collegato. Tecnicamente di roba super diversa non ce ne dovrebbe essere nell'idea, perché comunque c'è la supervisione di Oda e se non ha proprio storto il naso per alcune cose io credo che non abbiano modificato niente. Delle cose importanti davvero. Questo mi fa pensare anche alla cosa del frutto, però magari non ho ragione io. Però chi lo sa? Chi lo sa? Alla fine resta un adattamento Netflix. Non per forza deve essere unito all'opera principale, e non sarà così. Non lo so, io sono curioso di vedere come andrà a finire quella cosa che dico io. Cioè, voglio vederlo Shanks che si ripiglia il cappello, se lo ripiglia. E voglio vedere quella scena in cui succede che gli dice: guarda che testa di cazzo, te l'ho fatto mangiare io il frutto. Cioè, non è che l'hai mangiato. Volevo vedere. Mi sarebbe piaciuto vedere una cosa del genere. Non lo so se succederà mai, se saremo ancora vivi, ma. O se Oda. Comunque, a me è piaciuta. Quindi sono positivo a riguardo. Sono abbastanza positivo. Pensavo molto peggio, sinceramente. Poi da lì al capolavoro magari ne possiamo parlare. Però sono positivo a riguardo. Arlong hanno proprio velocizzato un po' tutto, però va bene, cioè nel senso, quello che doveva succedere di importante è successo e andava bene così. La storia di Nami l'hanno comunque raccontata abbastanza bene, quindi va bene. Usopp hanno più o meno raccontato quello che succede nell'ordine corretto. Ruffy hanno fatto vedere cose da bambino, e quindi tutta la scena c'è, anche se è un po' diversa, l'hanno modificata, va bene. Sanji hanno fatto vedere la scena della scogliera, fighissima, secondo me, non replicabile come nell'anime, ma comunque l'hanno fatta figa. E hanno fatto vedere tutto il casino, il suo rapporto con lo chef, Garp che arriva dopo, cioè un po' di cose l'hanno fatta vedere. È stato bello. Zoro, idem. Va bene, nel senso, era diverso. Forse il luogo della promessa, o comunque cose diverse c'erano anche lì, ma non importa, cioè che cazzo me ne frega. Quindi funziona anche quello. Non so come faranno, se andranno tanto avanti da trovare Franky, Chopper, perché Nico Robin la trovi una, tanto nel senso non è che Nami sia proprio uguale, ecco, non è che siano uguali loro, quindi va bene. Tra parentesi, ho scoperto una cosa. L'attore che interpreta Zoro, l'attore, quindi non doppiatore eccetera, proprio l'attore, è il figlio di Sonny Chiba. Sonny Chiba è il personaggio, l'interprete che dava l'aspetto e la voce a Hattori Hanzo di Kill Bill, quindi il forgiatore di spade giapponese, la leggenda. Quindi Zoro, no bene, cioè nel senso, GG che c'hai le spade belle. Grazie al cazzo, te le fa Hattori Hanzo. Vabbè, ok. Comunque, questa è stata una bella scoperta. Non sapevo fosse il. Tanto lui ha fatto anche altri film così. Ha fatto tipo Senseiya. Ha fatto i Cavalieri del Zodiaco, sempre lo stesso attore. Quello che fa Zoro. E ha fatto altre robe. Quindi, comunque, già nell'ambiente. Super cosa c'era. E boh, vabbè, non lo so come sia come attore in generale. Non mi è dispiaciuto qua. Però, neanche gli altri. Parlando dell'ultima cosa, cioè il fatto di come siano loro rispetto ai personaggi dell'anime, tralasciando il fisicamente, che ovviamente deve essere diverso, e poi in realtà, per
per il momento in cui era ambientato, quindi l'inizio di One Piece, non è neanche così diverso. Nel senso, i capelli di Sanji sono praticamente un'altra cosa, ma il tipo di cose che fa vanno bene. E anzi, forse è più fisicato lui del Sanji che c'era nell'anime. Forse. Perché erano molto scheletrini all'inizio in One Piece. Grossi non ce n'erano. Cioè, muscolosi, grossi, tranne quelli che erano proprio grossi di loro, non ce n'erano tanti. Zoro era un po' di più degli altri, ma lo è anche qua, più o meno. Luffy era magrolino all'inizio. I muscoli e le forme gli sono venute molto dopo. Quindi ci sta. Non so se poi faranno un lavoro sull'attore. Il problema grosso, tolto il seno di Nami, che comunque poi è stato modificato, secondo me è il naso di Usopp, che potevano fare qualcosa. Cioè, se hanno messo gli uomini pesce con le facce così, tutto spalmato, eccetera, non è che un nasino finto, magari non lungo così, che gli fa crea problemi nelle scene, ma leggermente più lunghino ad Usopp, magari gliel'avrei messo un pochettino di più, un po' più accennato, ecco, giusto per dare un pochettino l'idea del personaggio in più. Non serve, lo sappiamo, però chi se ne frega, un pochettino di più l'avrei fatto. E Nico Robin potrebbe essere fattibile. Ho paura per Chopper e per Franky. Perché se Shanks è stata la più grande delusione, probabilmente, esteticamente, di questo anime, perché sembra veramente un cosplayer fatto male con una parrucca a caso. E veramente non mi piace. Veramente non mi piace. Mihawk ci hanno provato, quantomeno. Shanks no. Scusate, ma no. Chopper lo devi fare completamente in computer grafica, sempre. Perché altrimenti non lo puoi fare. Perché se gli danno una forma, se mettono un attore a fare Chopper è la devastazione, ok? Quindi devono farlo in computer grafica sempre, quindi vuol dire budget. Va bene che Chopper non si vede così tanto, quindi alla fine se ne possono dimenticare, ma nel film magari è diverso come lo interpretano, cioè come fanno la scena. E Franky come lo fai? Franky, fai davvero vestire una persona come Franky? Non vedo l'ora. Non vedo l'ora di vedere Franky. Franky è così. Io voglio capire. Vabbè, poi non è sempre così, perché in realtà cambia spesso. Però voglio capire cosa fanno. Perché se fanno vestire una persona così, è orribile. E se la pensate una persona umana, è anche peggio. Cioè, già qua, già nell'anime, è secondo me una delle cose più inguardabili dell'opera. No, no, ma lascia perdere i muscoli. Io parlo dell'abbigliamento. Tanto io non credo che vadano a prendere uno a uno i personaggi in muscolo. Magari prenderanno uno di stazza un po' più grossa, va bene, un po' più alto, è ok. Ma quello è il meno. Il problema è l'abbigliamento. Come gli fanno fare certe cose, gli slip, queste protesi alle gambe, le gambe pelose così. Franky è veramente un Frankenstein, ma nel modo peggiore immaginabile, io credo. Quindi non so davvero. E questo sì, in effetti non è neanche uno dei... Cioè, non mi ricordo neanche più com'era la prima apparizione di... La prima apparizione di Franky. Vediamo un po'. Quando era ancora... Oddio, in effetti era così. Minchia, me l'avevo dimenticato. Fatemi vedere un attimo. Era più ridimensionato all'inizio. Sì, era comunque con le braccia grosse, ma comunque il naso di ferro, il catenone. Era comunque così, ma qua è stato modificato. No, in effetti è più fattibile, no? Ci avete ragione voi. Era meno peggio di come lo ricordavo all'inizio. Non mi ricordavo che non avesse le robe metalliche addosso. Sempre con gli slippini. Sempre nudo, sempre così. Ma più fattibile, dai. Però le braccia così grosse ci vuole qualcosa, altrimenti gli metti le braccia normali. Dopo ha cominciato a fondersi con 500.000 metalli e 500.000 stili diversi e l'hanno secondo me devastato. Però qua, se mettono un tizio palestrato, esatto, con questa camicia, con il catenone, con i capelli tirati su a minchia, li fanno... Questo si può fare, è fattibile. Sul naso gli mettono qualcosa se vogliono farlo. Le braccia grosse potrebbe essere l'unica cosa. Secondo me è comunque cringino, perché vedere un personaggio che cammina scalzo, con le gambe pelose, con gli slip così, non lo so quanto è bello da vedere umanamente parlando, ma va bene. Però ci preoccupiamo dopo delle cose di questo tipo. Però boh, ho finito, abbiamo parlato di One Piece. Io sono... Devo dire piuttosto contento, non me l'aspettavo, perché mi aspettavo delle robe orrende, dei cambi completi di cose completamente diverse, di scene, ma aspettavo dei combattimenti più ridicoli, ma in senso negativo, nel senso più ridicoli come messi in scena. Invece tutto sommato erano accettabili. Sembra una serie TV per ragazzi, ed è una serie TV per ragazzi, quindi va benissimo, tutto qua. Mi aspettavo di iniziare questo... prima di guardare One Piece ieri, prima di premere play, mi aspettavo di iniziare questa live dicendo come un vecchio video di
di Sinergo, di non ricordo più quale film, di Morbius, dicendo tipo, se una cinepresa potesse cagare, cagherebbe Morbius. Questa era una frase tipo di l'apertura del suo video, stavo morendo. Mi aspettavo di dirla per One Piece, una cosa del genere, perché mi aspettavo un obbrobrio. Invece, dai, tutto sommato, mi sono divertito. Ne voglio ancora. Gas, 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 gas